31esimo episodio di In Risposta Scombo. Buongiorno a tutti. Oggi massimo numero di ospiti mai avuto sul canale. Massimo volume anche. Massimo volume. Visto il nickname dei nostri ospiti, voi, insomma, siamo in tema musicale, dai. Abbastanza, dai. Si prende bene. Siamo in compagnia del premiato Maglificio Romagnoli, anzi, due esponenti del canale, cioè Goli e Berru, che oggi ci aiuteranno a esplorare la lore di Zendikar. Buongiorno ragazzi. Buongiorno a voi, ciao a tutti. Un vero piacere essere qui sul vostro canale, qui in Ospiti in Risposta Scombo, che è un podcast che noi seguiamo. Che tempi. Grazie mille. Bellissimo progetto, complimenti. La puntata di oggi è un bel progetto, Avete avuto un'ottima idea. È un semino la puntata di oggi, vediamo se nasce la pianta, dai. Esatto, sarà un esperimento. Il concetto è che io e Simo è da un sacco che vogliamo fare una puntata sulla lore, ma portarla in forma di podcast per evitare la fiabetta solita, noiosa, che racconti, che trovi da altre parti, dobbiamo capire un po' la formula per appunto adattarla a un podcast. E il premiato Maglificio è venuto in nostro, soccorso con un'idea che ci è piaciuta un sacco e quindi oggi ve la proponiamo. Qual è questa idea? Cioè, come ci raccontiamo Zendikar oggi? Ma noi abbiamo individuato alcune carte, dei tre blocchi di Zendikar, nelle quali abilità è racchiusa la lore. Quindi ci è piaciuto molto imbastire tutta la storia, anziché la solita fiabetta narrata dall'inizio alla fine, parlare dei punti salienti e confrontarli in parallelo con carte che con le loro abilità hanno portato proprio sul tavolo da gioco i momenti della storia di Zendikar. Esatto. Tra l'altro noi siamo molto contenti perché abbiamo anche questo piccolo gossip dietro le quinte. Noi ci eravamo già sentiti appunto avevamo buttato lì l'idea di farla su Ikoria, poi alla fine per altre cose non si è chiusa la lore di Ikoria, e questo per noi è stato un colpo di fortuna, perché questa cosa di fare la lore capita su Zendikar, che secondo noi è uno dei blocchi narrativi veramente più fighi ed avvincenti di tutta la storia di Magic, perché ha uno storytelling che sembra veramente la trama di un mega film. Se ci mettessi le mani sopra Peter Jackson farebbe un lavoro della Madonna. Nonché uno dei piani dimensionali dai più amati, dove la gente torna, cioè hai proprio dei bei ricordi. Se tu comunque hai giocato lo Zendikar originale, hai visto per la prima volta Landfall, che è una meccanica straordinariamente fresca, sempre funzionante, e tutte le volte che vedi quell'iconcina a rombo sei contento, e quindi secondo me e soprattutto tornare su Zendikar è sempre bello, ma soprattutto Zendikar vuol dire Eldrazi, e visto che siamo qua tutti content creator su YouTube vuol dire clickbait. Però RIP Eldrazi, ma non voglio spoilerare nulla. Io direi che se volete presentare un po' il vostro progetto su YouTube, così vi fate un po' di pubblicità. Brevemente, così passiamo al sugo. Il premiato Maglificio Romagnoli, perché questo strano nome di questo canale? Noi siamo emiliani, come immagino si senta dal nostro accento, e veniamo da finale. Avrei detto di Aosta. Piemontesi. Siamo piemontesi. Praticamente piemontesi, come lo zio Garbo. Esatto. Veniamo appunto da Finale Emilia, io e Sant'Agostino il Berru, che nel 2012 sono stati gli epicentri del terremoto dell'Emilia del 2012, appunto. A quell'epoca eravamo tutti sfollati, non si sapeva cosa fare, le giornate erano infinite, e tutti i giocatori di Magic hanno iniziato a giocare nei bar, nelle prate, nei giardinetti, no? Ad un certo punto c'è stato un ragazzo che, appunto, il grande Romagnoli, che è uno dei ragazzi del premiato Maglificio, lui aveva questo Maglificio dismesso, che era l'attività dei suoi genitori, è andato in pensione, ha detto: perché non andiamo tutti là a giocare? E da quel giorno, per 2-3 anni buoni, il Maglificio Romagnoli è stato il punto di ritrovo di tutti i giocatori di Magic della zona. Voi pensate che ogni 3-4 sere a settimana c'era sempre un avvento che andava dai 25 ai 35 giocatori. Che ed erano tutti giocatori, tutti straprese, giocavamo qualsiasi formato, draftavamo, ci scambiavamo suggerimenti, poi facevamo le macchinate, andavamo a fare gli FNM a Ferrara, Bologna, Modena. È stato
nella catastrofe è stato un bellissimo momento. C'è stata una volta, mi ricordo, il pre-release di Ravnica, di Return to Ravnica, c'erano praticamente le partite a team, noi abbiamo dovuto tirar fuori un nome, dato che noi nel negozio eravamo quelli del Maglificio, abbiamo chiamato il team Premiato Maglificio Romagnoli. Da lì poi abbiamo aperto questo canale. È degenerata, da lì è degenerata. È degenerata, esatto, è degenerata. Siamo gli scorretti. Esatto. Sì, questa è una cosa... Infarciamo i video di porcherie che a volte non c'entrano assolutamente niente con Magic. Quindi ma è la base quella. M18. Esatto. Magic ogni tanto cade in discesa e vengono fuori altre tematiche, però esatto. Alla Pro di 105. Esatto, noi siamo antichi giocatori, però... Mi piace antichi, quanto antico? Abbastanza, noi abbiamo sbussato le terre doppie noi. Come me, quindi abbiamo visto i lotti che uscivano dalle bustine. No, io quello no, sei più antico di me allora. Io ho iniziato con la prima, siccome qualcuno mi ha corretto e ci ha tenuto poi a mandarmi un sacco di messaggi, non la chiamo Revised, ma la prima edizione italiana, che come sai e come potrai confermare, tutti noi chiamavamo Revised italiana, perché era la Revised, no? Revised a bordo nero, anzi la chiamavano. Ma in verità non si chiama Revised, la Revised è solo quella inglese, invece l'edizione italiana, prima italiana FBB chiamata come pare. Io ho iniziato là. Io ricordo un torneo da bimbetto a Rami di Ravarino in provincia di Modena. Andai a questo torneo, il primo premio era un Black Lotus Unlimited. Nel 96 sarà stato. Ti dico quanto costava all'epoca, perché secondo me tu te lo ricordi, anche io lo ricordo, 250.000 lire. Valutato su Oracolo, che io mi ricordo di scena a Bologna dove c'erano ragazzi più grandi che compravano il Mox Verdi. Dicevano: mia moglie mi scanna, non dico i nomi perché me li ricordo ancora, ma andiamo indietro 27 anni. Ma è ancora così, quello. Io mi ricordo tutti i prezzi perché mi rimangono qua, perché io ho venduto tutto e queste carte le avevo. Io Mox Emerald Beta ce l'avevo proprio, era mio. Sulla onda della musica, perché è un errore cui siamo cascati anche noi. Anche tu? Allora, le P9 no, però le altre carte ce le... Il pool ce l'ho tutto. A parte le carte veramente lui è un pool della Madonna. Lui è un pool della Madonna ancora. Tipo le terre doppie, cose così, ho tutto. Però P9 no, anche perché non amavo il tipo 1 e quindi non ho detto: ma no, cosa vado a spendere? Io quell'errore lì l'ho fatto. 100.000 lire per un Ancestral Recall. Madonna, se ci nel 99 io avevo 16 anni, iniziai a suonare la batteria, oggi ci lavoro, sono un batterista, insegno, eccetera, eccetera. Bello. E all'epoca vendetti il pool di Magic per comprarmi la prima batteria. Io come dico sempre, comprarmi CD. Io il basso, io ho il basso, ma non sono finito bene col basso, quindi è andata male. Però brutto investimento. Un intero set di terre doppie per comprarmi tutta l'attrezzatura per andare a fare snowboard in settembre. A novembre uscì un Lucca Comics dove le terre doppie erano già cresciute di 200-300 euro. E ho detto: da questa volta qua, poi mi rifici il pool di terre doppie con un sacrificio, da questa volta qua non vendo più. Da quella volta là non ho mai più venduto niente, fatto bene. Però voi se ci portate sul viale dei ricordi, andiamo, avete ragione, vi mettiamo in guardia. Ma anche noi ci eravamo persi nel sentire storie. Ma parliamo di sta Zendikar. Zendikar, allora innanzitutto diamo una collocazione geografica, che cos'è Zendikar? Tra l'altro, se lo facciamo sui Cori era più semplice, perché Zendikar è veramente... Ma i Cori a chi interessa, dai? No, scherzavo. Zendikar è epica. Sì, poi adesso l'hanno cazziata, ha preso una castrata allucinante. Zendikar. Allora, Zendikar è famoso nella lore di Magic per essere il piano che ha in sé la maggior concentrazione di potenza del mana. Il piano è come un pianeta, vediamolo come lo spazio di Guerre Stellari, i piani sono come i pianeti e in mezzo c'è lo spazio. Esatto.
Quindi in questo piano c'è questa razza, i Kor, che sono dei litomanti, cioè loro sono degli avventurieri, esploratori, e plasmano, hanno il potere di plasmare la pietra. La Kor più il capo di tutti è Nahiri, ovviamente. Okay. I Kor sono questa tribù che è un po' contrastante, perché loro hanno, cioè la loro missione principale è quella di mantenere la pace e l'equilibrio del piano, ma per farlo ricorrono anche a mezzi molto crudeli. Infatti loro per farlo soggiogano tutte le altre popolazioni di Zendikar. Buoni propositi, ma poi alla fine... Esatto. Ma altre popolazioni... Però io ho subito una domanda, come facciamo? L'interrompo sempre. Vai, interrompi. Vai pure. Ma Nahiri, che è la capa dei Kor, però in Zendikar la prima volta non c'è, perché poi esce fuori dopo. Esatto, perché Nahiri è molto antica. Infatti la storia di Zendikar parte dall'inizio, cioè l'inizio proprio sono gli Ancient Times, cioè 1000 anni prima dei fatti del blocco Zendikar, c'è appunto l'imprigionamento dei tre titani Eldrasi. Che cosa succede? Succede che i tre titani Eldrasi sono Emrakul, Ulamog e Kozilin. Esattamente. Ci sono loro tre. Come i grandi antichi, adesso qua facciamo citazioni di Lovecraft. Esatto. Loro sono come i cinque grandi antichi di Lovecraft, però riportati al mondo di Magic, e sono quei tre lì. Tutti gli altri, progenie, non progenie, bestiolini, mostriciattoli, così, vengono, sono loro o reincarnazioni, o loro araldi, o loro sgherri, amici, michetti, però i tre principali ed unici sono loro tre. Esatto, i tre titani Eldrasi. Ulamog e Kozilek. E Kozilek. Esatto. Allora, i tre titani vengono dalla cieca eternità, che è lo spazio vuoto che sta tra i vari piani del multiverso. La cieca eternità è uno spazio che non ha mana. Infatti i tre Eldrasi, se noi pensiamo alle carte, non hanno colore. Sono colorless. Che figa. Sono colorless. Quindi loro che cosa fanno? Non avendo mana, sono affamati di mana e vanno in giro per il multiverso a mangiarsi il mana dei piani. Per i pianeti, esatto. Esattamente come in Tulu. Esattamente. E partono da appunto questo pianeta che hai detto che è il pianeta con più mana, giusto? Allora, loro vagano in giro per il multiverso. Nel momento in cui trovano questo pianeta qua, diciamo che è come una luce più luminosa degli altri pianeti. Esatto, 1000 anni prima dei fatti del blocco Zendikar, i primi ad accorgersi di questa minaccia sono Sorin, Nahiri e Ugin. Ugin. Voi dite Ugin o Ugin? Ughino. Ughino, ok. Io dipende dalla giornata. Quindi Sorin... Ma stiamo con lo zio, va bene, dai, sì, Ughin. Sì. Quindi allora, Sorin, Ughino... e Ughin sono i primi che dicono, attenzione, questi tre titani sono molto pericolosi, vanno fermati prima che diventino una minaccia troppo grande da fronteggiare. Che cosa fanno? Decidono... C'è un'altra domanda. Vai. Ma vai, vai. Sorin e Ughino, Ughin, sono cattivi, no? Allora, noi abbiamo visto anche questa cosa all'interno della lore di Zendikar. Esatto, i Planeswalker nelle loro vicissitudini cambiano di fronte molto spesso, si alleano, poi si tradiscono, poi si alleano per certe cause e poi combattono per altre. Quindi la minaccia era talmente tanto grande che buoni e cattivi si sono uniti insieme, e qui tu mi hai detto che hai citato Lovecraft, e sai io che ti cito? Starcraft, perché quando... Sì. L'unicamente degli Zerg attacca, non mi ricordo se Aiur o un altro pianeta, Terran e Protoss, nemici storici, si uniscono. Esatto. Cioè, come nel wrestling, che ogni tanto c'è cambiano alleanze. No, è così, perché fondamentalmente poi Ugin, che io lo dico Ugin perché è più buono che cattivo, in realtà. Sì, cioè, il fratello è il buono di Nicol Bolas. Nicol Bolas, di Nicola. Dei due fratelli è Nicola il più cattivo. Quindi in teoria Ugin dovrebbe essere un po' più buonino. Ugin è un po'... Proviamo ad immaginare Ugin come uno dei draghi di Dungeons and Dragons. Cioè i draghi buoni, se voi giocate a Dungeons and Dragons... Sì, ci sono anche draghi buoni. Sono draghi che non è che hanno cause umanitarie. Stanno al di fuori. Loro sono indifferenti. La loro bontà consiste
nel non farti imporre danni. La loro potenza. Anche Ugin, per esempio, è molto neutrale ed infatti è rispecchiato dal fatto che è sempre colorless. È sempre colorless anche lui. Lui non prende è molto neutrale. Esatto. È Nicol Bolas che è un po' più... Esatto, Nicol Bolas è un po' più cattivello. In questo caso Ugin prende parte alla missione proprio perché anche lui intravede negli Eldrasi un'entità che rischia di spezzare l'equilibrio del multiverso. Sì, perché poi dopo si parte da Zendikar, però gli Eldrazi hanno il potere per distruggere anche gli altri piani. Esatto. Quindi questi tre Planeswalker all'inizio si alleano per fermarli nel punto in cui è più facile che loro arrivino. Esatto, perché... infatti loro scelgono Zendikar, scelgono Zendikar perché Zendikar è il piano con la maggior potenza di mana. Quindi il motivo di scegliere Zendikar è duplice, cioè essendo il piano con più mana, loro saranno più attratti a venire su Zendikar e noi Planeswalker, avendo più mana a disposizione, avremo una possibilità maggiore di imprigionarli. Abbiamo più risorse alle quali attingere per poterli fermare. Esatto, questo è un altro punto molto importante della trama, ovvero loro li imprigionano perché in realtà i bastardi degli Eldrazi non vanno loro... personalmente, fisicamente sui piani. Emrakul, Ulamog e Kozilek sono delle proiezioni di loro stessi. Cioè loro è come se rimanessero dentro l'eternità e mandano le loro proiezioni fisiche sui piani. Quindi loro è come se avessero il filatterio, cioè non li uccidi se non vai a spaccare loro nella cieca eternità, che non ci puoi andare. Ok? Si immaginano degli spaghetti volanti, cioè loro si vedono se stessi come degli spaghetti volanti, esatto. E si mettono nella nostra realtà. Ma Emrakul è veramente femmina? Emrakul è femmina, no. Attenzione. Questo è un altro capitolo. È un grosso riferimento. E infatti come donna tra i tre è quella che fa i disastri maggiori, fa delle cattone. La più cattiva, la più potente di tutti e tre. E loro quindi si alleano, li attirano a Zendikar, c'è la battaglia e grazie a Nahiri e alla sua litomanzia riescono a ingabbiarli, a imprigionarli in una caverna di Akum, che è una delle sette enclavi celesti dei Kor, perché i Kor per dominare Zendikar hanno sette enclavi celesti che sono ognuna in una dei sette continenti di Zendikar. Sette capitali. Vediamo sette capitali, sono i loro quartier generali. Okay. In termini tecnici però bisogna semplificare. La storia. Gli enclavi celesti sono come sette enormi capitali, enormi città sui sette continenti di Zendikar. Esatto. Loro riescono a tirare gli Eldrasi nelle caverne di Akum e li imprigionano in quello che diventa l'occhio di Ugin, che è questa prigione eterea, è bloccata da un edro, che gli edri sono quei pietroni prismoidali che si vedono in tutte le carte di Magic, quei pietroni che fluttuano piantati anche nelle emote adesso, sono anche nelle emote. Allora, quei pietroni lì, per chi se lo fosse sempre chiesto, sono le pietre che hanno creato i Kor, soprattutto Nahiri, con sopra le rune impresse da Ugin, che sono stati disseminati in giro per tutta Zendikar per tenere imprigionati gli Eldrasi nell'occhio di Ugin, okay. nel quale c'è l'edro principale. Infatti se noi andiamo a vedere l'immagine dell'occhio di Ugin, proprio la carta, la terra di Rise of Eldrasi, forse l'occhio di Ugin, sì, mi pare dell'Eldrasi Winter, questo santuarione in caverna luminoso, e al centro c'è quest'edro che fluttua immerso di luce, che tiene. Ricordiamo che Nahiri è un Planeswalker, ma è anche un Kor. Esatto. Cioè, non è che uno è un Planeswalker e non è qualcosa d'altro. Come Ugin è un drago, Nahiri è un Kor, quindi fa parte di una razza, come Kiora, che è un Planeswalker, ma è anche un Tritone. Esatto. Cioè, quindi Nahiri... Tribali. Sì, sono tribali. Planeswalker tribali. Quindi, questo è tutto raccontato nella prima Zendikar. Allora... No, questo è l'inch. Ok. E dove la raccontano questa storia? È nella lore. Noi abbiamo trovato tutto questo all'interno della pagina di Fandom e Wikipedia, che online si trovano anche i libri, però i libri in Italia non sono stati tradotti, esatto. Sono di molto difficile reperibilità. Mm-hmm. Però se voi visitate la pagina... Marranno soldi pure quelli, abbiamo capito. Sì, esatto. Quando si tratta di Wizard, tutto tocca Sorbindo. Sì. Paga, paga, paga.
Però c'è questa pagina che ha riassunto molto bene attraverso tutta una ramificazione di link. Quindi questo è l'antefatto che, vabbè, sarà... E ancora ci dovete dire la storia su Zendikar. Allora, questo è difficile. Peso, attenzione. Noi cerchiamo di semplificare, voi seguiteci. Voi a casa non fatelo. Allora, cosa succede in Zendikar? Che c'è un fatto che accade su un altro piano che non è Nefalia, che fa lei? Ci siamo segnati alcuni punti perché ricordare tutto è difficile, tipo interrogazione di storia. È un altro piano, esatto, è un altro piano, immaginiamo un altro piano, un'altra storia. Lì c'è Chandra che si vuole impadronire della pergamena del fuoco, perché è un artefatto, è un manufatto che si dice racchiuda il potere del fuoco. Ma c'è la carta pergamena del fuoco? No, l'abbiamo cercata. Cioè, potevano farmela. Non si può. Scusa, no, ma un altro nome, però non c'è la carta. Vogliamo un artefatto che sia la pergamena del fuoco. Magari la pergamena maledetta, non te l'hanno detto. Ah, esatto. Sì, ma tanto arriveranno i commenti di gente che dice no, era quella, non avete capito il riferimento di Maro nel blog. Sì, infatti noi vestiamo un vestito pesante perché qua chissà quante robe, quanti puntini. Ma già solo che abbiamo chiamato Ugin o Ughino. Ma noi siamo qua anche per questo, per prenderci della carne del vespaio. Ma sì, ma è l'horror for beginners. Noi mangiamo il vespaio, gli haters noi li adoriamo. Ci nutriamo di flame. Ci nutriamo di flame, esatto. Dove? Siamo colorless noi. Sì, esatto. Quindi siamo alla pergamena. Siamo alla pergamena. Chandra ruba questa pergamena là su Kefalai, fa un disastro. Kefalai cosa fa? Chiama Jace per dire vacci a recuperare la pergamena rubata da Chandra. Guarda, lo sapevo, quando tocca risolvere la situazione deve arrivare sempre Jace. Arriva sempre Jace con il giusto. Hai capito, zio Garbe? Tu che tifi il rosso, hai capito? No, ma io tifo nero anche. Appunto, Jace mi pare che è blu, Vabbè, ma tanto adesso mi parleranno di Sorin dopo, dai. Sì, sì. Jace proprio è un manipolatore, è il manipolatore delle lore di Magic. Jace è terribile. Insomma, lui intercetta Chandra. La sfida in combattimento, vince e recupera la pergamena. Chandra cosa ha fatto prima? Si è fatta una copia. Jace cosa fa? Anche lui furbacchione. Una volta che si trova in mano un manufatto di tale potenza, prima di restituirlo, lo studia. Chandra, recuperando la sua copia, e Jace studiando il manufatto, entrambi in due momenti diversi si accorgono che in realtà la pergamena del drago è una mappa per Zendikar e conduce all'occhio di Ugin. Quindi cosa fanno? Tutti e due partono per andare a vedere che cosa c'è nell'occhio di Ugin. C'è una fonte di un potere tale, devo vedere, tutti e due. Nicol Bolas che lui, allora, Nicol Bolas fa questo. Nicol Bolas nella sua lore fronteggia suo fratello Ugin e lo uccide. Poi Ugin ritorna grazie a Sarkhan Vod. Sì, quello, altra storia. Non muoiono mai. No, ma figurati. Diciamo. Lui quando sconfigge Ugin gli legge la mente. Leggendo la mente di suo fratello, Nicol Bolas vede suo fratello che lotta con gli Eldrazi, li imprigiona, e lui che è un distruttore cronico rimane affascinato e incuriosito dal potere degli Eldrazi e prova a iniziare a pensare come li può liberare. Dice, mio fratello li ha imprigionati, vuoi che io non vada a rompere dei pianeti solo per rovinare il lavoro di mio fratello? Vuoi che non lo faccia? Dove devo firmare? Esatto, quindi uno dei requisiti, cioè i due requisiti che servono per infrangere la prigione dell'occhio di Ugin sono la presenza di tre planeswalker e il fuoco invisibile di Ugin, la magia del fuoco invisibile di Ugin. Allora, c'è una carta? Di questa trametta non c'è una carta che parla di questa, peccato. Allora Nicol Bolas viene a sapere che Chandra e Jace stanno andando là nell'occhio di Ugin. Cosa fa lui per fare in modo che ci siano lì i tre planeswalker che servono per rompere la prigione? Chiama Sarkhan Vol e gli dice: stanno attaccando l'occhio di Ugin, vallo a proteggere, capito? E Sarkhan Vol, che è un suddito di Ugin, obbedisce. E i tre planeswalker si trovano lì. Battaglia della Madonna. Chandra e Jace sconfiggono Sarkhan Vol, ma in presenza Hai sentito, zio? Chi? Jace? Chandra, io ho sentito anche Chandra.
E poi Jace torna, adesso sentirai. Insomma, cosa succede? Che in assenza del fuoco di Yujin, la prigione non si rompe, però si indebolisce. Indebolendosi, dall'occhio di Yujin esce tutta la covata Eldrazi, che sono tutti gli Eldrazini, ok? Ah, quelli che fanno mana. Quelli che fu che sì, tipo token, c'è, che sai, c'erano anche l'annientatore di cose, no, anche i primi di Zendikar. Anche i primi di Zendikar. Anche i primi di Zendikar. Primi di Zendikar, sì. Che c'erano in Zendikar, c'erano i tre principali, però c'era l'annientatore di cose. Sì, 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 c'erano. Ma questi sono Eldrazini, io pensavo la progenie. Quindi sono Eldrazini. Sì, sì, la progenie Eldrazi, è la stessa cosa, la progenie e la covata sono, oppure sai tutti i token che facevano alcune carte di mettere il token 01 in Eldrazi. È proprio una scaletta di potenza della progenie Eldrazi, ci sono quelli belli grossi come l'annientatore, ci sono quelli più piccolini, ci sono i minion, ci sono i token, ci sono quelli 01 che danno mana, come nelle covate di... Sì, è un vero e proprio esercito, di sempre di Lovecraft. Esatto, no, ma anche di... Dei tiranidi, no, di tutte... Dei tiranidi, esatto, dei tiranidi. Okay. Allora, cosa succede? Che la covata esce e va ad attaccare una località di Zendikar che si chiama Fort Kef. A Fort Kef c'è Gideon, perché Gideon, in altri punti della lore di Magic, ha stretto un'amicizia con Chandra, hanno collaborato, hanno vissuto avventurissime, eccetera, eccetera. Quindi Gideon è lì per aiutare la prima... Avventurissime. Per proteggerla, insomma, per guardarle le spalle. Se la intendevano. Esatto, se la intendevano. E in quel momento lì lui è a Fort Kef e quando la covata Eldrazi attacca il posto. E qui... c'è la carta che racconta questo momento, perché Gideon da solo affronta tutta la covata Eldrazi e la distrugge. E infatti in Rise of Eldrazi c'era il primo Planeswalker di Gideon, che era Gideon Yura, che come prima abilità aveva proprio che tutte le creature che possono attaccarlo, di un determinato giocatore, lo devono fare. Quindi carta c'è questo straordinaria. Sì, madonna. C'è questo scontro, quella carta lì racconta proprio lo scontro di Gideon contro tutti. E questo accade nella lore vera e propria di Zendikar. Gideon è sempre indistruttibile. Sì. Anche questo è un altro paragone con la storia. Cioè lui da solo fa da baluardo contro tutte le ondate, il Drazi. Esatto. È sempre lui che si piglia le botte là davanti. Sì, lui è veramente il guerriero. Ecco, lui prima parlavamo di grande degli eroi. Della, come si dice, della mutevolezza dei Planeswalker. Gideon nella lore di Magic è il Planeswalker che più di tutti rimane sempre integerno. Paladino. Lui è sempre lui è legale buono. Lui è legale buono. Lui prende gli scopaccioni. No, io non lui si butta in pista, guida truppe. Che noia, sto Gideon. Sì, lui è... Mamma mia, zio Gabri. Ma a me piacciono quelli un po' più oscuri. Gideon non mi è mai stato simpatico. Ma Gideon no, e Jace. Oddio, no, non ucciderci Gideon. Ma a me piace di Jace, sai come mi piace? Marionetta mini pet su arena. No, sgagnata dal cane, quello che fa. Sì, si mangia marionetta. Esatto, così. Esatto. Prego, tanto amore mi riceverò dopo questo free hate per Gideon. Sì, per Jace, esatto, esatto. Che a tanti ha una schiera di fan, Jace. Sì, sì, sì. Jace anche Gideon. Esatto, esatto. E io Gideon cosa fa? Cosa? Io, Gideon, anche me. Anche te, sta un po' sul... Però Jace... Vedi, guarda, in quattro non ci riusciamo perché a Kiran non gli piace Gideon, giusto? No, gli piace Gideon. A me no, però a me piace Jace e a te sì. Esatto. Chandra anche lei. Sì, Chandra è simpatica. Dai. Spara ogni tanto, cosa fa? Esatto, no, meglio Garruk, cazzo. Garruk piace a tutti. Garruk piace a tutti. È un personaggio vero, cazzo. Garruk sì. Sì, maschio, sì. Vero, quello baffo manubrio esatto. E va bene, allora siamo a Fort Kef. Gideon ha fatto il massacro, ma vedendo tutto questo esercito, che in realtà è solo una proiezione, capisce quale può essere l'entità dei titani veri e capisce che bisogna iniziare a studiare una controffensiva per contenerli. Quindi lui cosa fa? Va a chiedere aiuto a Jace, che nel frattempo è tornato a Ravnica per studiare il modo di contrastare questa nuova minaccia che c'è nel multiverso, che è quella degli Eldrazi. Quindi siamo ai tempi Return to Ravnica. Esatto.
E come diceva il Berru prima, Jace su Ravnica è molto importante perché lui è il capo del patto delle gilde. Sì. Lui fonda tutte le gilde di Ravnica. Addirittura giusto, viene chiamato giusto, il patto vivente. Giusto per dargli il giusto, la giusta luminosità esatto, del personaggio. Le 10 gilde lui che titolo ha patto vivente. Cioè, è anche stato un pirata Jace. Jace è un po' tutto. Jace sì. Li ha fatti tutti. Tutti. Sì. Jace quindi è... torna su Ravnica, diventa esatto, il va a chiamare Jace. Nel frattempo Sorin cerca va in cerca di Nahiri e Ugin per ripristinare l'integrità dell'occhio di Ugin, ma non li trova, ed è questo il motivo per cui nella lore Ugin e Nahiri non sono presenti su Zendikar, perché non ci sono nella storia, loro non ci sono. Quando lui non trova Sorin, non trova Ugin e Nahiri, chiede aiuto a Nissa, che è la planeswalker elementale del piano di Zendikar. Nissa, tra l'altro, viene chiesto l'aiuto di Nissa perché Nissa, come elementale del piano, ha il potere di controllare le ley line, che conosciamo bene come carte, che sono questi fiumi di mana che girano per tutto il multiverso e in alcuni punti del multiverso si intersecano. Il logopedista, diciamo ieri sera. E questi... tra questi punti appunto c'è Zendikar, quindi le ley line su Zendikar intersecandosi creano queste fonti di mana di una potenza spropositata e Nissa in quanto elementale riesce a controllarne il potere. Quindi Sorin chiede il suo aiuto, Nissa e Sorin si recano all'occhio di Ugin per richiuderlo, ma quando Nissa si trova di fronte all'occhio di Ugin rimane spaventata dall'immensa potenza che percepisce essere racchiusa nell'occhio di Ugin. Quindi cosa fa? Raccoglie il potere delle ley line e spacca l'occhio di Ugin per liberare gli Eldrasi, perché lei cosa pensa? Se libero gli Eldrasi, questi lasciano il piano. Ma fa un conto sbagliato, perché gli Eldrasi, quando escono dall'occhio di Ugin, iniziano a mangiarsi Zendikar, e quindi parte tutto il disastro. Quindi è sempre colpa di Nissa. Sì, Nissa fa un po' una cavolata, è ingenua qua Nissa. Mm. Nel frattempo c'è un'altra forza su Zendikar, che è il Torbido. Il Roil, che è un po' come il nostro pianeta, cioè il nostro pianeta muove degli smottamenti naturali quando c'è qualcosa a livello di equilibrio da ristabilire. Il Torbido fa un po' questo su Zendikar, in maniera molto più catastrofica ed epica, però sentendo il potere degli Eldrasi che incombe adesso sul piano, il Torbido si scatena. Quindi su Zendikar, oltre a esserci gli Eldrasi che mangiano il piano, c'è anche il Torbido che fa smottamenti, maremoti, terremoti, quindi su Zendikar è veramente un disastro. Sì, perché poi vengono fuori elementali da tutte le parti, i vari mostri elementali che ci sono su Zendikar sono tutti dovuti al fatto che c'è questo, diciamo, combattimento tra virus e antivirali, che esatto. Cioè, Eldrasi che si liberano, il Torbido che attiva tutte le sue difese, si autodistrugge per evocare mostri ancora più grossi. Cioè, Battle for Zendikar è proprio perché ci sono tutte le forze in causa più potenti che si scontrano e il piano di Zendikar rimane danneggiato. Sì. Per come diremmo a Roma, una Cambogia. La Cambogia, la Cambogia, proprio quello. Sì. Io esatto. Immagino il brief agli artisti, Wizard, ma allora come scrivono su? Fai un casino, una Cambogia. Così, proprio... delirio. Citazione di una band, quella che io ho appena detto, quindi nei commenti a buon intenditor poche parole. Esatto. Cosa succede? I fatti del primo blocco Zendikar terminano così con Zendikar che insomma i tre titani Eldrasi hanno la meglio, Zendikar viene distrutta e Portale Marino rimane distrutta. Portale Marino è un po' la capitale culturale e magica di tutta Zendikar, è la città più importante delle capitali. Esatto. E in questo scontro rimane, in queste catombe rimane distrutta. Gli Eldrasi, tra l'altro, raccontano perfettamente questa lore perché hanno l'abilità Annihilate, che è annientamento, se non sbaglio. In italiano me la dimentico sempre. Cioè loro tutte le volte che attaccano proprio sulla board, nel gioco cartaceo, fanno una Cambogia. Quindi gli Eldrasi hanno veramente riportato sulla board quello che è la loro lore all'interno della storia. Fighissimo.
sì. Loro sono... Addirittura Emra, quel che è il più potente, quando l'avversario te lo cala, cioè concedi proprio, finito, non puoi fare niente. Sei prima. E questo racconta proprio quello che loro sono stati su Zendikar. E questo è tutto nel primo set. Questo è il primo set. E poi andiamo a vedere... Nel primo set chiaramente intendi, ma l'hai anche detto, Zendikar, Worldwake e Rise of Eldrazi. Esattamente. Esatto. Okay. Esattamente. Poi c'è Battle for Zendikar, che a livello di gameplay è uno dei peggiori set. Sì, di sì. Poi c'è Battle for Zendikar, che okay. È giusto una cosa molto figa, di cui ci siamo accorti anche in questa roba, in questa analisi, è che nei meta standard di quel momento... quando c'erano fuori questi blocchi, i Tier 1 che c'erano erano veramente delle manifestazioni della lore di Zendikar. Perché all'epoca c'era il celeberrimo mazzo standard più forte di sempre, che era Cowblade. Che era in Cowblade, se ci pensate... No, però questo nel primo Zendikar, dici, non di Nel primo Zendikar. Sì, esatto. Siamo alli. Quando c'è stato Mirrodin, ha buttato dentro anche gli equipi. Esatto. Però lì, in quel mazzo lì, la strategia un po' era la lore di Zendikar, perché avevi Jace, che teneva il controllo della battaglia, Gideon, che lo proteggeva, e poi c'erano i Core, che andavano a prendere gli equipment e spicchiavano le pietre. In quello standard, dove tra l'altro io persi il win and in contro Paolo Magnani a un PTQ per fare un po', ancora me lo ricordo, ancora rosico, porca puttana. Detto questo, dicevo, combattevano soprattutto contro rosso-nero vampiri, se ti ricordi, che era l'aggro per eccellenza in quel momento, e contro i titani, perché c'era comunque... Esatto, e poi vabbè c'era un mazzo che, insomma, diciamo che in standard era quello che era, perché aveva solo 8 pezzi di combo, e poi è diventato un'altra cosa che si chiama Splinter Twin. Ah, è vero che dopo è arrivato Splinter Twin, proprio ecco, l'altro Tier 1 era proprio Valaku Trump, perché la strategia di Valaku era buttare tante terre, e quando accumulavi montagne le Valaku ti iniziavano a fare dei fulmini in giro, giusto? E quindi è Royal questo. Bravo, Valaku Trump è Ramp è stato un mazzo che la manifestazione in board del Royal, del Torbido, ecco la roba lì. Che tutta sta roba. Piovono terre, c'è un disastro. Cioè, vulcani contro gli alieni, e questa è la sintesi. Ma perché ha vinto? Cioè, com'è finita, scusatemi? Ecco, in Battle of Zendikar si riprende appunto tutta la questione. Gli Eldrazi hanno vinto. I Planeswalker non ci stanno, quindi hanno vinto. Hanno fatto hanno devastato. Il primo blocco gli Eldrazi hanno vinto e si sono liberati. Si sono liberati e hanno devastato Zendikar. Il primo blocco finisce così. In Battle for Zendikar vediamo Gideon, Nissa, aiutati dalla Tritona Chiora, che ripristinano l'esercito di Zendikar con Gideon comandante, e fanno un'incursione per andarsi a riprendere Portale Marino, Seagate, la capitale culturale e magica di Zendikar. La rifondano, infatti adesso qua un po' ci torniamo. Esatto, e perché è assediata dalla covata Eldrazi. Quindi loro fanno questa incursione, fanno questa battaglia gigantesca nella quale vincono e riescono a ripristinare Portale Marino. Nel frattempo avevamo Jace, che era andato su Ravnica per studiare gli Eldrazi. Adesso anche a chi ci ascolta, che arriveranno delle flameate, tenete in considerazione che la storia è veramente intricatissima, quindi per stare dentro 40 minuti noi abbiamo anche un po' omesso, abbiamo fatto un po' una sintesi, tenetelo in considerazione. Vi spoilero che siamo già arrivati ai 40 minuti, quindi tornerete, siete simpatici, sì, giocate da una vita, quindi insomma poi ci racconterete. Anche io voglio sapere la storia di Innistrad, quindi Innistrad c'è la domanda che vi farò alla fine, però insomma nel blocco Battle for Zendikar abbiamo solo Ulamog e Kozilek, perché Emrakul è stato attirato da Nahiri su Innistrad. Ah, e Nahiri ha un continuo sospeso con Sorin, che poi ricordiamo che i piani pianeti, come li vogliamo chiamare, sono tutti intrecciati tra loro. Adesso c'è chi è affezionato a Zendikar, c'è chi come me è più affezionato magari a Ravnica, a Innistrad e così, ma sono tutti, è come se fossero i pianeti di un sistema solare, ci sono viandanti e in questo momento anche gli Eldrazi che vanno da un piano all'altro a fare casini, a combinare guai. Eldrazi combina guai. Nuovo set. Esatto. Esatto, bello.
Quindi siamo arrivati, esatto, c'è questa battaglia, Jace arriva e avvisa appunto i Planeswalker che Ulamog sta arrivando a Seagate e che loro non hanno nessuna speranza per sconfiggerlo, proprio perché scopre che gli Eldrazi in realtà sono proiezioni di loro stessi. Kiora invece, che è molto presuntuosa e crede tanto nel potere del suo bidente e dei tritoni, dice che Jace dice delle sciocchezze. È verde, blu, è sborona. Lei risponde a Jace, si scaglia contro Jace e gli dice: ma figurati se il potere dei tritoni, se i tritoni non sono capaci di uccidere Ulamog, figurati. Jace allora cerca di convincerla, la tritona è cocciuta, ma quando Nyssa e Gideon danno più ascolto a Jace, la tritona si offende e lascia il gruppo. Quindi rimangono quei tre, Gideon, Jace e Nyssa. Ulamog arriva, scontro devastante. Jace dice agli altri due: voi tenetelo occupato che io cerco di ripristinare la rete di Edri. E qui c'è una carta che è la, la dicevamo prima, la rete di Edri allineati, che racconta perfettamente questo momento, perché è un artefatto che quando entra esilia tutte le creature che hanno forza 5 più. E nell'illustrazione c'è proprio Ulamog che si barcamena all'interno di questo circolo di Edri illuminati che lo circondano praticamente. Sì. Quindi questa carta racconta quel momento lì. Ulamog imprigionato. Cosa succede? Arriva un altro poi, incomodo. Perché poi succede che anche qui muore. Come? Spoiler. In questo momento no, vabbè. Comunque Ulamog arriva troppo presto, quando gli Edri non sono ancora totalmente allineati, ce n'è uno che non funziona. Allora, nel momento in cui Jace prova a ripristinare l'ultimo edro che non funziona, succede arriva un altro capo del palazzo. Esatto. E chi è? Interviene che c'è come Planeswalker in Battle for Zendikar il demone Obnixilis. Perché Obnixilis, perché è lui che pianta la grana più grossa. Pianta la grana più grossa, non l'abbiamo mai nominato, però. Perché lui ha uno scontro su un altro piano con Nahiri. Nahiri gli pianta un edro in fronte e gli toglie la scintilla del Planeswalker. Lui quindi cosa fa? Va su Zendikar, sempre perché il piano con maggior potenza di mana eccetera, per cercare di ripristinare la sua scintilla. Quando arriva lì si ritrova questa rete di Edri potentissima che sta imprigionando gli Eldrazi, e lui dice: aspetta che vado a succhiare la scintilla dalla rete di Edri. Facendo quello indebolisce la rete e libera sia Ulamog che Kozilek, che era imprigionato da un'altra parte. Lui non gliene fregava niente, lui voleva il suo potere. Sì, chi se ne frega, prendo questa. Esatto, era lì. E c'ha ragione, ma scusami, cioè, personaggio rilevante, complesso. Sì. Vedo un rettangolo, lo prendo. No, un rettangolo, un rombo e lo prendo. Esatto, facile, no? Era lì, Infatti Obnixilis si chiama della fiamma rinnovata, perché lui ritrova la scintilla del Planeswalker in questa cosa. Quando sono tutti liberi, lì, ciao. È come dire, obiettivo comune dei due titani e del demone sconfiggere i tre Planeswalker che stanno cercando di rimprigionarli. I tre si alleano, sconfiggono Gideon, Jace e Nyssa, e il demone li imprigiona in una caverna. Chandra interviene in aiuto dell'amico Gideon, trova i tre Planeswalker, li libera nella caverna e tutti e quattro insieme affrontano Obnixilis sconfiggendo il demone. In quel momento lì, loro quattro fanno un patto tra di loro e fanno il giuramento dei guardiani. Praticamente fanno gli Avengers. Loro si promettono alleanza eterna tra loro quattro per intervenire nel multiverso ovunque, quandunque ci sia qualcosa che ne compromette l'equilibrio. E anche qua ci sono tutte le carte. E anche qua ci sono tutte le carte. 27.000. Ci sono i quattro giuramenti, che sono quattro incantesimi, giusto? Mi sembra. Sì, o so. Sì, ma poi ne sono usciti anche dopo, costantemente, che poi entrano nel gruppo. Loro quattro, ritrovatisi, liberati di nuovo, escono e fanno lo scontro finale con i due titani Eldrazi, uno scontro che anche lì devastante, di un'epicità indescrivibile, in cui torna a dare una mano anche Kiora, perché comunque lei si è risentita, ma in realtà ha coscienza del pericolo che sta correndo il suo piano. Ancora una volta Nyssa, raccogliendo tutto il potere delle Ley Line, riesce a risucchiare gli Eldrazi dalla cieca eternità fino su Zendikar, quindi i due Eldrazi prendono materialità e attraverso un glifo, passando tutto il potere delle Ley Line a Chandra,
permette a Chandra di fare questo mega attacco finale, fa la Kamehameha praticamente, e distrugge e disintegra i due Eldrazi che cadono a terra defunti. Che sono due. Ulamog e Kozilek. Perché? Ma... Emrakul... Ah, quindi sono stati uccisi. Sono stati uccisi. Ulamog, ufficialmente in Battle of Fordlandia vengono uccisi. Ma poi okay, una doppia. Oh baby, a double. Cioè ne uccide due in una botta sola, così Kamehameha. Okay. E rimane quindi solo Emrakul che stava combattendo con Nahiri. Infatti io la domanda che vi volevo fare, perché prima avete parlato di Nahiri, vi ho detto che in Zendikar non era un Planeswalker, perché la prima volta che si vede in verità in Shadow over Innistrad, e mi avete risposto già da soli perché stava lì, perché stava combattendo con Emrakul lì, che infatti appare in Shadow over Innistrad. Esatto. Okay. Tra l'altro anche lì abbiamo un altro esempio di lore sulla board, perché Nahiri attira Emrakul per dare grane a Sorin, e se ti ricordi c'era il mazzo, proprio che c'era il Planeswalker Nahiri che con la sua ulti andava a prenderti Emrakul dal mazzo, e lo metteva certo. In gioco. Mi ricordo era Modern forse. No, però sì. Questo è Modern, sì. Era Modern, sì, guarda, Innistrad, sì, è un'altra cosa, però è sì, ancora una volta una meccanica. Tra l'altro io lo giocavo quel mazzo. È figo quel mazzo, io l'ho sempre apprezzato. Non giocato, sì, ma apprezzato. Ok, quindi... Okay. Adesso negli ultimi praticamente 5-10 quelli che sono, adesso Zendikar Rising. Esatto, Zendikar Rising parte con il ripristino di Portale Marino, che infatti ancora. C'è la carta Seagate Reborn. Ok. È Tasri, la guerriera bianca, che presenta un piano di ricostruzione appoggiato poi dall'Invala. Qua si va su economia, la, proprio la, cioè, l'aiuta, sì, esatto, chiedo agli angeli dei magheggi mi puoi aiutare gli angeli. E qui c'è una figata nelle illustrazioni, perché se andate a vedere Portale Marino Reborn sulla carta, stiamo parlando già di Zendikar Rising, Portale Marino, si vede l'immagine di Portale Marino che ha questo palazzo principale con questo fascio di luce sparato verticale verso il cielo. Se andate a prendere l'immagine di Tasri che è affacciata ad un balcone e l'immagine di Linvala che è in volo nel cielo, in entrambi i due personaggi si vede sullo sfondo il raggio di luce di Portale Marino. Che quindi trip! Questo link tra le tre illustrazioni figo, molto, molto nerd, molto bello. Mi ha fatto molto piacere scoprirlo. E ok, c'è il ripristino di Portale Marino e cosa succede? Ecco, l'evento scatenante di Zendikar Rising è il fatto che, nonostante siano morti gli Eldrazi, il Torbido, il Royal, non si è riequilibrato. Non si ferma. Continua ad essere in agitazione. Allora, scusa, mi hai detto che sono morti gli Eldrazi, ma non Emrakul. No, Emrakul è in... infatti non c'è. Per non motivo. Spoileriamo però, perché magari sarà un altro episodio. La storia. Fare un altro episodio. Andiamo su Insta. Andiamo su Insta. Non ha parlato di Emery, non abbiamo parlato che gli Eldrazi nel tempo tra i quali vengono imprigionati e tra i quali vengono liberati vengono divinizzati, quindi vengono... Ma magari una puntata sugli Eldrazi anche mi piacerebbe, cioè proprio su tutta la suddivisione dell'esercito, sì, proprio sì, nel dettaglio. Affascinanti, vengono chiamati in altri modi, sono le statue degli Eldrazi in forma umana in cui vengono divinizzati dalle popolazioni, dai tritoni, dai... Diventano delle divinità vere e proprie prima della loro liberazione, vero? Che serio. Ecco, il fatto appunto è il Torbido che non si placa. Quindi cosa accade? Che Nahiri conosce un artefatto di fattura core che ha il potere per placare il Torbido e chiede a Nissa di aiutarla a recuperarlo. Vanno su Akum, che è una delle enclavi celesti. Su Akum trovano... Capitale. Esatto, una delle sette capitali. Su Akum trovano questa chiave, trovano una chiave che è una specie di frammento di questo artefatto che è il nucleo litomorfo. Questa chiave, essendo una scheggia, racchiude un po' di potere del nucleo litomorfo. Mentre cercano di lasciare Akum per andare su Murasa, che è un'altra capitale, che è la capitale in cui la chiave dice che sta il nucleo litomorfo, vengono sorpresi da una manifestazione del Torbido. Nahiri cosa fa? Per placarlo utilizza la chiave, il potere racchiuso nella chiave, che comunque è un frammento di potere del nucleo, per placare il Torbido. Ci riesce, ma per farlo distrugge tutto quello di vivo che ha intorno, compreso un elementale di Nissa. Quando Nissa vede
questa distruzione, cioè la soluzione della Core è quella di radere al suolo per pareggiare, per riportare l'equilibrio. Allora Nissa capisce che il piano della Core può consistere in una nuova minaccia per Zendikar. Quindi la molla, cerca di persuaderla, Nahiri è cocciuta perché i Core, come dicevamo prima, qualsiasi mezzo pur di ottenere l'equilibrio di Zendikar, quindi rimane sui suoi passi, Nissa è consapevole di non avere il potere per sconfiggere da sola Nahiri e va su Ravnica a chiamare chi? Il patto delle gilde vivente, Jace. Hai sentito, zio Garbe? Infatti Jace ce l'abbiamo qui nel set. I tre planeswalker che ci sono ora sono Nahiri, Nissa e Jace, che è stato richiamato per dare una mano. Esatto. Poi quello che accade è quello che si vede anche nel teaser. Tradita, tra virgolette, abbandonata da Nissa, Nahiri fa su un altro piccolo drappello, si fa aiutare da Akiri e da Zaret-san, il tritone dell'esercito di Kiora, per andare su Murasa a recuperare il nucleo. Quando lo recupera, vengono affrontati da un elementale che si palesa di fronte a loro e ancora una volta, per placare l'elementale, Nahiri usa il nucleo litomorfo e distrugge tutto, uccidendo anche il tritone. Cioè, il tritone è una delle carte più belle del set. Esatto. Nel trailer muore malissimo, esatto, come uno sfigato. Cioè, io pensavo fosse uno a caso, invece è quella leggendaria figa. E quindi adesso c'è Akiri che cerca di fermare, come si vede nel teaser, Nahiri, dicendole che non vale la pena, cioè perché per placare il torbido deve praticamente radere al suolo Zendikar. E Nahiri, come si vede nel teaser, la pietrifica, scusandosi con lei, però lei è mossa, totalmente mossa dalla sua causa, nella testardaggine del suo piano, riprende la pietrifica, riprende il nucleo e la getta giù per la rupe di Murasa, quindi questo è quello che si vede. Quindi, diciamo, la storia è un po' questa, del fatto che c'è il torbido che non si placa, Nahiri lo vuole fermare radendo al suolo Zendikar e Nissa e Jace la vogliono fermare. Poi vedremo dove andrà la storia. Infatti la differenza tra questo Zendikar e gli altri è che il nemico principale in questo prima erano gli Eldrazi. Gli Eldrazi vengono fuori su Zendikar, vengono conosciuti su Zendikar, gli fanno le carte su Zendikar, le meccaniche su Zendikar, così, negli altri due blocchi. Ma qua gli Eldrazi, almeno per il momento, non ci sono. Perché due sono stati sconfitti e uno è da un'altra parte. E il nemico vero e proprio sono gli intrecci appunto tra Planeswalker e questi elementali che continuano a uscire da tutte le parti e questo torbido che non si placa e combina disastri sul pianeta. Ma gli Eldrazi non sono l'antagonista principale dell'espansione. E questo artefatto, al contrario della pergamena del drago, compare nel set perché è il Lito Form Engine, che è questo l'artefattone mitico che copia tutto. Nell'immagine del Lito Form Engine vedete proprio tutta la macchina di pietra al centro della quale c'è quella palla, quella gemma che Nahiri stringe nel teaser, che è il nucleo Lito Form. Poi vedremo. Che copia tanta tutto. Roba, ragazzi. Che trip! Un trippone. Che trip! Bellissimo. Ed è solo l'inizio. Perché l'abbiamo Sì, poi se uno ha voglia di andarsi a vedere, poi perché Nicole Bolas, perché Onyx, ce n'è veramente. Ripeto, come dicevo prima voi in privato, lo diciamo anche per tutti gli altri, cioè ogni leggenda, ogni planeswalker, ogni personaggio che viene anche solo nominato in una qualsiasi carta, che sia la più misera di tutte, ha in realtà una sua storia. Certo. E io mi aggancio a questo allora, subito. Vai. Direi, Simon, se ci stai, tu di ci una sto, carta di Zendikar Rising e loro ti dicono un po' la lore e poi la dico io, la chiedo io. Sì, io gliel'avevo chiesta prima, visto che poi alla fine io sono un fan del power level e di quant'altro, io voglio la Stormcaller Mage, la maghetta che sembra insomma la carta più forte del set, o almeno una delle rimaniamo più generici, una delle. Ok, sì, la Seagate Stormcaller è veramente forte. Infatti Seagate Stormcaller è un mago uscito dalle accademie magiche di Portale Marino. Seagate è tradotto in italiano Portale Marino, che è la capitale magica del piano, e come si può vedere è una capitale magica da cui i maghi escono preparati. Direi forti.
è forte, quindi non, funziona, non, la città funziona. Esatto, non essendo una leggenda, non è un personaggio principale, però diciamo che la sua abilità rispecchia il fatto che sia uscito da, appunto, dalla capitale di Zendika. Se vogliamo, possiamo chiamarla la capitale di Zendika, sì, la Portale, sì, Marino. Esatto. Lei cosa fa? Chicherata pagando copia delle magie, perché sul Portale Marino, ora che è stato ripristinato, perché prima era stato distrutto, i maghi sono particolarmente preparati e fanno queste maialate, cioè, fanno maialate, tecnicismo, cioè, esce da Portale Marino, fa bazze, un po' più grosse degli il posto dove accadono le bazze, sì. Sì, vabbè, sì, la disgrazia che capita, sì, se vai a studiare lì. Ma poi, tra l'altro, ci voglio andare a fare l'università, peccato. Sì, già perché fatto. Così l'Erasmus a Portale Marino. Bellissimo, bellissimo. Ma il concetto è che già voi mi avete ampliato un sacco la mia visione, tipo Ley Line Tyrant. Ora ho capito cosa c'entrano i Ley Line con Zendikar, che nella sì, mia ignoranza ignoravo che i Ley Line cioè fossero legati a Zendikar. Ma io vi chiedo, visto che Simo chiede il competitive, io vi chiedo una roba un po' più spicy, sempre blu la mia carta, ed è Charix, l'isola arrabbiatissima, il granchio leviatano 0-17. Figo, bravo, era agile, agilissimo. Sì, sì. Il granchione... Ed è leggendario lui, quindi voglio una storia rilevante. Ha un super legame con Chiora, perché all'interno di Zendikar la fazione marina, che sono tutti i tritoni affini, tutto il popolo del mare guidati dalla Planeswalker Chiora, è molto molto forte, molto molto potente. Motivo per cui Chiora in un momento della storia si crede di poter fronteggiare addirittura da sola col suo bidente Ulamog, no? Col granchio. Ma Charix, anche io ci avrei pensato, scusami, con Charix, un granchio 0-17 vai a bloccare qualsiasi Eldrazi, non scherziamo. Io poi adesso ero affezionato a Jasconius, adesso il pesce isola, madonna, hai tirato fuori Jasconius, dovevo subito googlarlo. Era prima, era prima proprio Alfa, era ti ricordi quando le creature erano una merda, una 6-8 che si fa 7 che manco stappa. Manco stappa, però era un'isola. Però era un'isola. Epicissimo. Poi in The Dark è uscito il Leviatano che mangiava le balene. Oddio, è vero. In The Dark c'era il Leviatano. Non può manco attaccare se l'avversario non ha isola. Ti ripeto, settimana 6-8. 6-8. Se non 20-20. Il power level è distrutto un po' cambiato. No, ma dite. Leggermente sfuggito di mano il power level. Sì, Charix è uno dei soldati, delle creature più potenti di questo esercito. È uno dei personaggi più forti di Chiora. Ma pensa, tra l'altro, questa qua nella meccanica che fa attaccare con la Costituzione, quando l'ho vista spoilerato, ho detto: mamma mia, un 17-17 a turno 4 rischia di dire qualcosa. High alert. Poi vedremo il sogno bagnato di ogni giocatore di Magic, altrimenti detto Fanta Magic. Esatto, cioè, esatto, esatto. Dove ci sguazziamo sempre. Esatto. Quindi possono venire dei junk molto interessanti. Sì. Ho già un po' di idee preistoric, però. bello. Carta top. Ma espansione top. Adesso siamo agli inizi dell'espansione. Sì. Vi sta piacendo? No. Sì, allora, sì, se riusciamo a giocarla. Sì, ad oggi che stiamo registrando l'episodio... Abbiamo avuto un po' di problemi anche tecnici. Anche io, su Arena. Vi posso dire una cosa, effettivamente è lento, ma a me non mi ha mai dato un problema. Si accende, eccetera. Quindi a me non fa entrare. Voglio dirvi una cosa ancora più importante, non fate i poveri, compratevi un bel PC. Non è un problema di PC il mio. E invece sì, se no io perché a me mi funziona? Perché c'ho il PC dei Ninja. Ma dici che c'è un problema di PC? Ma guarda che io a casa mia funziona, eh. Oh, hai visto? C'hai un bel PC? Io ho un bel PC, più che altro ho una linea che secondo me è un po' più stabile, perché non è, secondo me è più problema di linea che non di PC. Ah, può essere, non lo so. Certo, vabbè, comunque insomma. A me il caricamento, ogni tanto c'è un rallentamento tra una partita e l'altra, ma forse perché la linea è un po' più stabile. Qua, non lo so, te c'hai una linea da matti, però... Quindi quando ti dicono che tanto... Arena alla fine gira anche su Windows 95, perché non è vero. Comunque...
un PC busso anche su per Magic Arena. Allora, signori del magnificio. No, veramente, grazie tantissimo. Davvero, io mi sono divertito un sacco. Io dico sempre la stessa cosa, che a me della lore del gioco non mi interessa niente, io lo vedo sempre come un gioco strategico, dove uno, cioè le carte potevano pure non avere i disegni. Secondo me, invece, è bellissima, mi avete spiegato un sacco di cose interessanti e grazie, sì, perché è veramente fighissimo. Grazie a voi. Grazie adesso a voi. Obbligherò lo zio Garbe a fare una puntata con voi ogni uscita di un set, così sempre lore, almeno diamo le informazioni complete a tutti i nostri ascoltatori. Sono d'accordissimo, perché certo, saranno cazzi simpatici vostri quando esce un set nuovo e voi state lì dicendo che un set e basta sarebbe più facile. Qua abbiamo dovuto gli abbiamo fatto una richiesta easy proprio. Forse del piano più complicato di tutti quelli usciti. Beh, però come abbiamo detto anche uno dei più belli, sono convinto che ai nostri ascoltatori piacerà moltissimo questa puntata, perché tanti vogliono sapere queste curiosità qua. Magari entreremo più nel dettaglio con la puntata sugli Eldrazi o altre chicche. Ah no, scusa, ho l'ultima domanda però. Ah, vai. attenzione. Perché Emrakul è finito sulla Luna? Io so questa cosa. No, questo è spoiler. Come spoiler? Questa è nuova. Emrakul è chiuso, viene chiuso da Liliana, no? Nella Luna. Ah, perché dopo c'è tutta la lore di lì, dopo se volete facciamo la puntata anche. Spoiler. Scusate, non lo so. Attenzione. Super piano. Spoiler alert. Va bene, signori. Sempre io... a disposizione, noi ci divertiamo tantissimo. Anche io mi sono divertito un casino. Voi siete simpaticissimi, ce l'avete raccontata in maniera frizzante. Non vedo l'ora di incontrarvi al prossimo GP, ormai lo dico a tutti sta frase. Il prossimo GP sarà al premiato Magnificio Romagnoli, lo speriamo proprio dentro. Bello. Dai, è ora della canzone. A Seagate. Però Seagate è un po' sfigata. Scusate, ma Seagate... Non vai a fare l'Erasmus su Seagate. Sì, ma raga, è un po' sfigata. È un po' sfigata, ce la spaccano tutte le volte. Non so se ci voglio investire in un GP. Sì, un po' sulle palle si vede a Zendikar, portale marino. Non funziona sto portale marino. Comunque, signori, è ora della canzona per la playlist. Noi abbiamo una playlist. Il tema, devono tirar fuori pure il tema. Non è certo. Una canzone per la playlist di... No, allora il gioco è questo. Aspetta. Ogni puntata io e Zio Garbe ci sfidiamo, diamo un tema e tiriamo fuori delle canzoni a testa e le mettiamo nella playlist. E quando c'è un ospite, questo tema e una canzone che aggiungeremo alla playlist lo decidono l'ospite, in questo caso gli ospiti. Quindi diteci un tema, qualunque esso sia, cioè... Noi abbiamo tirato fuori, che ne so, il viaggio, le città, i numeri, come vi pare, ma può essere anche una cosa più specifica. Chiaramente non dite una cosa tipo Zendikar, perché io cinque canzoni su Zendikar. Zendikar diventa, immaginiamo, il granchio. Un tema, il granchio. E poi ci dovete dire anche una canzone. No, ma io direi che... Quindi, per esempio, visto il premiato Magnificio, che è premiata Forneria, avreste potuto, vi do questo suggerimento, dire La Campagna, perché giustamente... Cioè, impressione. Però no, qua lasciamo fare. No, era per fare un esempio. Sì. Un tema così volante al volo. Potremmo, visto che noi ci siamo vantati di essere gli scorretti, la scorrettezza. La scorrettezza. Oh, ok, bello. E che canzone tirate fuori? Dovete tirare fuori una canzone, la mettiamo in playlist. Che parli di scorrettezza, non Sì, che legata alla scorrettezza, non che ma anche nell'album, che ne so, cioè non necessariamente nel titolo. Vabbè, no, c'avete tempo per pensarci. Sì. Zio Garbe riceve anche la notte tra assolutamente, le 2 e le 4 di mattina si possono mandare gli SMS. Bello WhatsApp in alle 3 del mattino e la metto sulla playlist. E lui risponde subito. Ma io ce l'ho una canzone scorretta. Se vogliamo vedere veramente una canzone scorrettissima, è la cover di Weird Al Yankovic di Bad di Michael Jackson. Dove lui si mette mi manca. Me la ricordo benissimo. Certo, io e te c'avevo la stessa età. Me la ricordo benissimo. Ma ti ricordi? Era una super hit di MTV. Facevano il video, lo passavano. Vattela a vedere, Fabri. Se non l'hai mai vista, volentierissimo. Prima di metterla nella playlist, l'ascolto. Così faccio il giudice. No, devi mettere la scatola chiusa. Vabbè. Qua mi mandate i messaggi alle 3. Adesso devo mettere delle regole anch'io. Cos'è qua? Va
grazie sentito. Ancora ragazzi, è stato veramente istruttivo e soprattutto interessante. Ci vediamo alla prossima puntata con tutti voi ascoltatori. Fabri, che dire? Saremo tra gli ascoltatori. Dai, ma... continuiamo verso questo episodio 52 a gonfie vele. Assolutamente. Dai. Sì. Dai, bocca al lupo per il futuro del podcast e... Crepi, grazie. Ci risentiamo presto. Speriamo di vederci. Speriamo di giocare a Magic ogni tanto. Esatto, sì, magari giochiamo a Magic. Tra una cazzata e l'altra. Ci starebbe tirare due figure. Sarebbe carino, sarebbe carino. Ci sarebbe, ci sarebbe. Dai, ciao, ragazzi. Ciao a tutti. Grazie mille. Ciao.